Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidome, e benvenuti a questo nuovo video. Eccovi finalmente il vlog annuale di uno degli argomenti più attesi del canale, e ciò è una cosa che mi fa sempre piacere, perché so che c'è molta gente che mi chiede pareri riguardo a questo argomento, e di solito sono anche abbastanza puntuale. Quest'anno, ahimè, avete visto i precedenti video, sono un po' in ritardo con tutto, sono stato anche assente per diverso tempo, ma finalmente a una settimana di distanza da questo evento, eccovi a voi i miei pareri sulle candidature dei Davidi Donatello 2020. Come nelle scorse edizioni, anche quest'anno la cerimonia sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata e anche questa volta a condurla sarà Carlo Conti, che se posso dare un parere, allora, come conduttore è bravo. Poi io non seguo molto i programmi Rai, ma oggettivamente è un bravo conduttore. Però nelle scorse edizioni, già l'avevo detto negli altri video, ha fatto il suo compito proprio esattamente come se fosse un compito. Cioè non ci ha messo particolarmente animo, diciamo. Almeno è stata una mia impressione. Non l'ha diretto male, le mie critiche principalmente erano sull'intrattenimento, ma che di fatto sono l'intrattenimento tipico del pubblico generalista della Rai, quindi su quello purtroppo non credo e potrò oppormi, però nonostante sia un bravo conduttore non sembra averci messo particolare entusiasmo, sembrava lì per fare il suo compito. È stata una mia particolare impressione, ma non sto valutando in maniera negativa, solo che secondo me non era lo stesso animo, ad esempio, che io vedevo in Catalan quando invece l'evento era trasmesso su Sky. Ma forse, vista la particolare situazione in cui si trova adesso l'Italia per l'emergenza del Covid-19, magari per intrattenere di più la gente che è stressata dalla quarantena e purtroppo anche da possibili tragedie, magari diciamo l'organizzazione abbia puntato molto sull'intrattenimento, comunque a rendere vivace questa cerimonia. Io ci confido, tra l'altro è stata rimandata perché inizialmente si doveva tenere il 3 aprile, ma proprio per via dell'emergenza del coronavirus è stata posticipata di un mese. Non sono arrivate notizie riguardo a eventuali, diciamo, posticipi, quindi fino a prova contraria, la cerimonia dovrà essere trasmessa su Rai 1 l'8 maggio. Soffermandoci un attimo sui principali candidati di questa edizione, abbiamo in cima alla classifica con ben 18 candidature, mica poco, il traditore di Marco Bellocchio, seguito a pari merito con 15 candidature da Il primo re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone. Di questi tre film sul canale finora ho recensito solo Il primo re. Avrei voluto recensire anche gli altri due proprio per via della cerimonia, ma non credo che avrò il tempo di farlo. Magari se proprio ci riesco le faccio uscire in questa settimana prima della premiazione, però ne dubito. Io purtroppo mi metto sempre in testa tantissimi progetti, ma poi veramente ne realizzo, se va bene, un terzo. Quindi purtroppo non sono sicuro della riuscita dei video. Altri titoli degni nota sono Martin Eden di Pietro Marcello, l'adattamento del romanzo di Jack London con Luca Marinelli. Poi abbiamo invece 5 e il numero perfetto di Igor, che è stato criticato e stroncato da molti, secondo me in maniera eccessiva. Allora, a me è piaciuto come film, ma riconosco che ha veramente molti difetti. Ce ne ha. Però io mi pongo nel mezzo comunque, perché è stato un esperimento molto interessante con i suoi difetti, ma non mi viene da definire una cagata come l'hanno definita molti. Cioè, secondo me è proprio esagerato lì. Ha molti difetti, infatti, ok che venga candidato, ma io per esempio non penso di avergli attribuito nessuna vittoria. Quindi mi trovo bilanciato, va bene qualche candidatura, ma effettivamente per i difetti che ha, secondo me, non merita in alcune categorie di vincere. Poi oggettivamente in alcune magari è stato anche buono, come per esempio la recitazione con Toni Servillo e Carlo Bucci Rosso, ma che effettivamente hanno concorrenti che secondo me se lo meritano di più. E infine un altro titolo degno di nota con un buon numero di candidature è Suspiria di Luca Guadagnino, il reboot del classico di Dario Argento. E qui voglio fare un discorsetto, ma per introdurlo bene è meglio se prima vi legga le prime due categorie. Quindi cominciamo, io qui come al solito ho il mio cellulare alla mano così a poter leggere le categorie.
perché sennò col cavolo che me le ricordo tutte, così da fare anche un piccolo approfondimento, non mi dilungherò più di tanto. Allora, le prime due categorie le leggo insieme perché sono miglior film e miglior regista e sono praticamente gli stessi titoli. Negli ultimi tempi non succedeva, ma di fatto quasi sempre in passato le due categorie corrispondevano. Perché effettivamente sì, di solito quando c'è un buon film c'è una buona regia dietro, ma non sempre penso questo, e infatti su questo devo fare un discorsetto. Abbiamo qui Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Martin Eden di Pietro Marcello e Pinocchio di Matteo Garrone. Così vi ho detto sia il titolo del film che il regista. Allora, il discorso che devo farvi è: capisco che quel film possa essere considerato come qualcosa di diverso dal solito, nel senso dal solito che si vede in queste categorie. Posso capirlo nella categoria del miglior film, ma io proprio non riesco a capacitarmi di come Suspiria di Guadagnino sia stato potuto essere escluso dalla categoria del miglior regista. Cioè, quel film lì registicamente è una cosa incredibile. Quando io ho scoperto che tra le candidature c'era pure Suspiria, io ho detto, ma se lo sono scordati nelle prime categorie? Perché inizialmente erano state rilasciate solo le prime, le ultime vengono sempre aggiunte dopo. E io infatti mi ero quasi dimenticato di Suspiria, perché di fatto è un film del 2018 esattamente, ma si conta la data di uscita in Italia, che è del 2019. E veramente, io ripeto, il miglior film lo posso capire. La critica italiana è sempre stata un po' chiusa rispetto al genere horror, che però, secondo me, il film di Guadagnino trascende il concetto di genere horror. Cioè qualcosa in più. Posso capire quindi il miglior film, ma la regia di quel film è una cosa eccezionale. Io non sono un critico, ma veramente non riesco a capire come possa essere stato escluso quel film. Oggettivamente, se avessi voluto escludere il suo film, non me ne voglia Giovannesi, ma avrei escluso La paranza dei bambini, che ha una buona regia, sia chiaro, ma Suspiria doveva avere un posto. Se proprio devo scegliere tra questi, quella che secondo me è, diciamo, se lo merita di meno, non me ne voglia Giovannesi, ma è La paranza dei bambini, che è comunque un buon film, ma la regia di Suspiria, cioè, veramente, sono rimasto scioccato quando ho scoperto questo, perché quando non ho visto i primi titoli addirittura mi era passato di mente. Andiamo oltre. Allora, come miglior film, per me vincerà Il traditore di Marco Bellocchio, perché comunque affronta il tema della mafia in modo diverso. Molti l'hanno definito il solito film di mafia, ma secondo me non è così, ha un'ottica completamente diversa da molti altri. Un film così sulla mafia non lo si vedeva da diverso tempo. Cioè, quelli sulla mafia degli ultimi tempi erano più buttati sul noir e sul crime, secondo me. Il che non è un male, ma un film così sulla mafia non lo si vedeva da diverso tempo. Mentre la miglior regia, secondo me, la vincerà Il primo re, con la regia di Matteo Rovere. Quindi, secondo me, che sono tra l'altro i due grandi titoli di questo film, certo, di questo evento, certo, c'è anche Il Pinocchio di Garrone, però penso, uno, oggettivamente secondo me la regia di Rovere supera, seppur di poco, secondo me, mio modesto parere, quella di Pinocchio, che comunque è stata bellissima lo stesso. Ma tra l'altro teniamo conto che Garrone l'anno scorso ha stravinto con Dogman. Secondo me di solito negli eventi così si tende a non dare sempre, a premiare la stessa persona due anni consecutivi. Quindi sono più propenso a dare il premio a Matteo Rovere, ma anche perché secondo me personalmente se lo merita. Poi abbiamo miglior regista esordiente con Igor per 5 il numero perfetto, ho paura di pronunciarlo male, Paim Bouyan per Bangla, Leonardo D'Agostini per Il Campione, Marco D'Amore per L'Immortale e Carlo Sironi per Sole. Secondo me Marco D'Amore per L'Immortale, che ha dimostrato con questo film di essere, oltre a essere un bravissimo attore, anche un bravo regista. Mi è piaciuto, diciamo, il lavoro che ha fatto per mettere in scena questa storia, che non è uno spin-off, è proprio parte portante, diciamo, della serie di Gomorra. E sì, secondo me ha dato un buon talento. Ci sono stati comunque buoni casi. Anche Igor, che ripeto, la sua regia aveva dei difetti, ma ha avuto delle idee che comunque erano parecchio buone. È interessante anche l'esperimento di Bangla come progetto, che tra l'altro è anche protagonista di quel film. È molto
autobiografico quel film. Poi, miglior sceneggiatura originale. Abbiamo appunto Bangla. Qui, scusate se corro, dico solo i titoli. Abbiamo Bangla, Il primo re, Il traditore, La dea fortuna e Ricordi, perché c'è il punto di domanda. Secondo me qui la vince Il primo re, soprattutto per il lavoro che c'è stato dietro. Allora, io non so se è incluso in particolare, ma il fatto di aver scritto una sceneggiatura in proto-latino, secondo me dovrebbe valere buona parte, diciamo, di questo del suo compito, diciamo, del suo lavoro. È stato un lavoro particolare. Io non so se viene integrato quel lavoro con la sceneggiatura, però se è così, sì, se lo merita il primo re, secondo me. Poi abbiamo la miglior sceneggiatura adattata e abbiamo Il sindaco d'Erione Sanità, che è tratto da un'opera di Edoardo De Filippo. La famosa invasione di Orsi in Sicilia, che è tratto da un romanzo di Dino Buzzati, bellissimo, io adoro Dino Buzzati. Poi abbiamo La panza dei bambini, che è ispirato a un romanzo di Roberto Saviano. Martin Eden, che è ispirato, come ho già detto, a un romanzo di Jack London. E Pinocchio, che vabbè, è il capolavoro di Collodi. Io dico Martin Eden, perché un lavoro particolare comunque c'è stato dietro. Mi verrebbe da dire anche Pinocchio. E infatti forse secondo me la vincerà Pinocchio, però Pinocchio è veramente un classico, lo si è visto un sacco di volte, quindi la sceneggiatura, per quanto comunque Garrone ci abbia dato una sua certa originalità, secondo me tenderanno a premiare di più Martin Eden. Magari mi sbaglio, non lo vincerà neanche Martin Eden, però come lavoro che c'è stato dietro quell'adattamento, mi sento più di premiare Martin Eden. Poi, miglior produttore abbiamo Bangla, Il primo re, Il traditore, Martin Eden e Pinocchio. Anche qui io sono un po' indeciso tra il primo re e Pinocchio, perché c'è stato veramente un gran lavoro dietro, ho seguito molto le vicende dei backstage così, dietro il set. Per il lavoro e la fatica che c'è stato, secondo me potrebbero premiare il primo re. Non che Pinocchio non l'abbia avuto, ma il primo re con quel lavoro nelle foreste sotto la pioggia così, secondo me. E la produzione ha dovuto impegnarsi davvero, ma davvero tanto, quindi mi sento di premiare di più il primo re. Veniamo ora agli attori, e sulla prima categoria devo fare anche qui un discorsetto. Miglior attrice protagonista abbiamo Valeria Bruni Tedeschi per I villeggianti, Jasmine Trinca per La dea fortuna, Isabella Aragonese per Mio fratello rincorre i dinosauri, Linda Caridi per Ricordi, Lunetta Savino per Rosa e Valeria Golino per Tutto il mio folle amore. Allora, su questa cosa devo fare un discorsetto, ovvero che secondo me quest'anno il cinema italiano è stato abbastanza carente dal punto di vista di protagoniste femminili. Cioè, io sono andato a ricontrollarmi appunto i titoli e ce n'erano veramente pochi, pochi film tra i maggiori incassi, e comunque, vabbè, i maggiori incassi sono una lista di 100 titoli, non tutti italiani, ok, e veramente c'erano poche attrici protagoniste. Infatti, secondo me, alcune di queste delle candidate oggettivamente sono più attrici, sono più comprimarie che vere e proprie protagoniste. È vero che, per esempio, un film come La Dea Fortuna è un po' corale come cast. C'è un terzetto principale di cui appunto Jasmine Trinca fa parte. Però veramente sembra che abbiano dovuto prenderle per i capelli, e non è una critica verso le attrici, è una critica secondo me verso le produzioni. In questo caso sì, mi viene da dire che è un po' brutto che in un intero anno non ci siano stati molti esempi di protagoniste femminili. Anche per esempio un caso come Isabella Aragonese in Mio fratello rincorre i dinosauri, lei è più un'attrice non protagonista. Quindi un po' sta cosa qui mi dispiace. Però se devo scegliere tra queste candidate, penso di Jasmine Trinca per La dea fortuna. Miglior attore protagonista abbiamo Tony Servillo per 5 il numero perfetto, Alessandro Borghi per Il primo re, Francesco Di Leva per Il sindaco d'Erione Sanità, Pier Francesco Favino per Il traditore e Luca Marinelli per Martin Eden. Io dico Pier Francesco Favino per Il traditore. Ammetto che farei più il tifo per Alessandro Borghi per Il primo re, però secondo me, stesso discorso di prima, non fanno vincere la stessa persona 2 anni di fila, e l'anno scorso Borghi ha vinto sulla mia pelle. Sia chiaro, non è che Pier Francesco Favino non se lo meriti, ecco. No, lo dico perché ho avuto già un paio di discussioni al riguardo, però io personalmente faccio più il tifo per Borghi, ma secondo me lo daranno a Favino.
un ragionamento che faccio io. Ripeto, se lo merita comunque Favino, eh. Ha fatto anche un gran lavoro comunque dietro quel film. Cioè non è fatto solo perché, ah no, Borghi l'ha andato l'anno prima, va, diamolo a Favino che è il rimpiazzo. No, dico, secondo me Borghi non lo riceverà per quello. Cioè, è più facile da escluderlo. Veniamo agli attori non protagonisti. Miglior attrice non protagonista abbiamo Valeria Golino per 5, il numero perfetto, Anna Ferzetti per Domani è un altro giorno, Tania Gariba per Il primo re, Maria Amato per Il traditore e Alida Baldari Calabria per Pinocchio. Se lo giocano, secondo me, la Gariba per Il primo re e la Calabria per Pinocchio. Perché sono state due recitazioni particolari, tra l'altro Alida di Pinocchio è proprio una ragazzina che ha dato una grande interpretazione della fata turchina da piccola, ed è una cosa non da poco comunque, perché comunque come giovane attrice è stata molto brava, ma io punto di più per Tania Gariba per Il primo re, che era l'attrice che faceva la Vestale, che è uno dei miei personaggi preferiti di quel film, con uno spessore veramente grande. Miglior attore non protagonista abbiamo Carlo Bucci Rosso per 5 il numero perfetto, Stefano Accorsi per Il campione, Fabrizio Ferracane per Il traditore, Luigi Locascio per Il traditore e Roberto Benigni per Pinocchio. Mi verrebbe da dire Roberto Benigni per Pinocchio perché ha fatto un Geppetto davvero davvero bello, tra l'altro lui che aveva interpretato Pinocchio nel suo stesso film, che io, nonostante tutti i difetti io porto comunque ancora nel cuore, me lo ricordo ancora quando lo vidi al cinema, però io penso lo daranno a Luigi Locascio per Il traditore, che anche lui è stato davvero davvero bravo. Quindi è difficile, se devo dire tra i due secondo me sceglieranno Locascio. Ma se dovesse vincere Pinocchio, anzi, in un certo senso, per quanto ami Locascio, mi si accenderebbe di più il cuore per Benigni che per il suo Geppetto di Pinocchio. Poi, miglior autore della fotografia. Il primo re, il traditore, dico solo i titoli in questo caso, non si offendano gli artisti. Il primo re, il traditore, Martin Eden, Pinocchio e Ricordi. Io dico Pinocchio. Sarebbe degna di nota anche Il primo re, che io avevo elogiato la fotografia di Cipri nella recensione, basata quasi solo sulle luci naturali in mezzo alla foresta, e infatti potrebbe comunque vincerla. Però mi sento quasi di premiare più quella di Nicolae Bruhel, penso si pronunci così, perché quella di Pinocchio è una fotografia che è stata capace di rendere qualsiasi inquadratura quasi un dipinto. E mi è piaciuta particolarmente, rendeva il tono di fiaba in quel film. Poi arriviamo alle musiche. Abbiamo il miglior musicista, abbiamo il flauto magico di Piazza Vittorio, il primo re, il traditore, Pinocchio e Suspiria. È meglio se già introduca anche la categoria della miglior canzone, che abbiamo Festa di Bangla, Rione Sanità per il sindaco del Rione Sanità, un errore di distrazione per l'ospite, Che vita meravigliosa per la Dea Fortuna, Diodato tra l'altro, e Suspirium di Suspiria. Io penso che entrambi a volte scelgono la legge dell'equilibrio, ovvero uno lo diamo a un film, uno lo diamo all'altro, ma a volte non è così. Io penso che entrambi se li meriterebbe Suspiria, perché le musiche in quel film di Tom York sono veramente fantastiche. Cioè, la musica in quel film fa davvero tanta, ma tanta roba. Quindi io punto su Suspiria in entrambe le categorie, ma penso che nella miglior canzone potrebbero anche darla a Diodato, che è uscito vincitore dal Sanremo per Che vita meravigliosa per la Dea Fortuna. Io faccio più il tifo per Suspiria e secondo me sarebbe anche il miglior candidato. Però potrebbero darlo anche a Diodato nella Dea Fortuna. Miglior scenografo abbiamo 5 numero perfetto, il primo re, il traditore, Pinocchio e Suspiria. Anche qui dico Suspiria, per le scenografie che stanno quasi tutte all'interno di una scuola, ma santo, santo Dio se sanno rendere quel senso angosciante che vuole trasmetterti il film. Poi anche per esempio anche quelle di Pinocchio sono molto belle, caratteristiche diciamo nella campagna di varie regioni d'Italia, sia in Toscana che anche in Puglia, se non sbaglio, hanno girato anche in Calabria, mi pare, in diverse zone sono uscite diciamo, dai confini della Toscana. Però
Però secondo me la scuola di Suspiria fa davvero tanto. Miglior costumista, abbiamo 5 e il numero perfetto. Il primo re, il traditore Martin Eden e Pinocchio. Allora, sono tutte ricostruzioni storiche, ma i costumi di Pinocchio sono davvero, ma davvero belli, di Massimo Cantini Parrini. E do anche a Pinocchio il miglior truccatore. Il miglior truccatore hanno, ha 5 e il numero perfetto. Il primo re, il traditore Pinocchio e Suspiria. Allora, anche in Suspiria, per esempio, ci sono dei bei trucchi, però, cazzarola, i trucchi di Pinocchio fanno davvero tanto. Cioè, ce ne sono alcuni che ti viene da chiedere, ma è CGI o è trucco? No, è trucco. È trucco ed è fatto benissimo, quindi sento di dire Pinocchio. Miglior acconciatore, ci sono il primo re, il traditore, Martin Eden, Pinocchio e Suspiria. I titoli alla fine sono quelli, ma giustamente perché diciamo, l'impianto tecnico da quel punto di vista in questi film è stato davvero grandioso. Qui mi sento di tornare su Suspiria. Le acconciature lì sono davvero belle. Sono belle in tutti questi film, davvero hanno fatto un buon lavoro, ma mi sento di puntare di più su Suspiria. Miglior montatore abbiamo il primo re, il sindaco del Rione Sanità, il traditore, Martin Eden e Pinocchio. Allora, come montaggio, secondo me, da un punto di vista proprio tecnico, direi il primo re. Però io punto di più su Martin Eden perché lì il montaggio acquisisce anche un valore narrativo fondamentale per la storia. È stato particolare con questo recupero di immagini di repertorio degli anni, sarà 60, 70 o qualcosa del genere, e messe a volte come intermezzo all'interno di alcune scene, che non erano messe a cazzo, avevano un loro senso. Quindi mi sentirei di dire, da un punto di vista artistico, Martin Eden. Miglior suono, 5 numero perfetto, il primo re, il traditore, Martin Eden e Pinocchio. Mi sento di dire il primo re. Miglior effetti speciali visivi. 5 il numero perfetto. Il primo re, il traditore, Pinocchio e Suspiria. Io dico che se la giocano Pinocchio e Suspiria. Allora, Pinocchio se la gioca per il fatto che ha degli effetti speciali pochi, perché la maggior parte sono più trucchi in realtà, proprio cose che puoi toccare, ma sono davvero belli. Per esempio, il pesce cane è fatto in maniera non propriamente realistica, ma rende quel concetto di fiaba, di pittoresca, a cui mi riferivo prima. Dall'altra parte posso dire che Suspiria usa molti più effetti speciali visivi, però secondo me, ripeto, è un po' snobbata. Quindi secondo me potrebbe, da un punto di vista della mentalità dei David, potrebbe vincere Pinocchio. Secondo me se lo meriterebbe di più Suspiria. Non so dare un giudizio chiaro su questo. Per me se lo meriterebbe più Suspiria, ma è più probabile che lo vinca Pinocchio. Infine, il miglior documentario, qui non so esporre tanto perché di questi ne ho visto solo uno. Allora, ci sono Citizen Rosie di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, Fellini, Fine Mai di Eugenio Cappuccio, La mafia non è quella di una volta di Franco Maresco, Se c'è un al di là sono fottuto, Vita e cinema di Claudio Caligare, di Simone Isola e Fausto Trombetta e Selfie di Agostino Ferrente. Io l'unico che ho visto è Se c'è un al di là sono fottuto, Vita e cinema di Claudio Caligare, che è un documentario davvero carino e che consiglio. Mi sento quindi di fare il tifo per lui, però non posso dare un vero giudizio perché alla fine ne ho visto solo uno. Dunque, questi erano i miei pronostici sui David Donatello 2020. Adesso tocca a voi. Fatemi sapere quali sono i vostri pronostici, che è una cosa che a me fa davvero piacere. C'è sempre qualcuno che mi fa lo schema completo delle categorie ed è una cosa che mi piace, perché mi spiega anche quali sono i motivi delle sue preferenze ed è una cosa che mi piace davvero, davvero tanto. Io colgo questa occasione sempre anche per scambiare pareri su diversi titoli di un anno di produzione, quindi attendo con ansia i vostri pronostici. Quindi il video finisce qui, io spero che sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete un mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete, condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!